Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlogmas. Ieri ho pubblicato un vlogmas che ha avuto poco senso, sinceramente. È stato un vlogmas che ho creato tramite delle clip che ho girato durante una giornata. Ovviamente non ho comunicato con voi, ho detto vabbè, usiamo solamente i suoni, tutto quello che avviene nella clip, senza mettere musica e nulla. Quindi spero che vi sia piaciuto. Erano solo 2 minuti e sinceramente ho postato una cosa del genere perché non ho avuto tempo di registrare un video, perché solitamente o registro un vlog o registro un sit down video. Avrei dovuto registrare un sit down video oggi per postarlo poi stasera, anche se è in ritardo. Anzi, quello che volevo fare era registrare un sit down video oggi, stamattina, così avrei potuto postarlo entro mezzogiorno, però ovviamente mi sono dimenticata che avevo l'università e quindi non ho avuto tempo. Allora ieri sera velocemente ho fatto questo piccolo corto, e giusto per pubblicarvi qualcosa ovviamente, no? Quindi spero che vi sia piaciuto. Adesso sto andando all'università, inizio alle 10, sono le 9:42 e sono ancora dalle mie parti. L'università dista tipo mezz'ora. Oggi fa tantissimo freddo, macchina completamente congelata, le strade sono congelate, quindi infatti devo andare un po' piano perché la macchina slitta un pochettino. But, yeah. Piace la mia nuova parrucca, che ovviamente avete visto nel corto. L'ho ordinata su Shein e c'è la promozione 2 per 1, quindi pagavo quella che costava di più e ho preso 2 parrucche. Questa di un venditore di Shein e poi un'altra che è del sito IC Hair, che è venduto da Shein, e l'altra è una parrucca nera, non mi ricordo quanti inches, ed è un frontal, quindi dovrei tipo attaccarla per utilizzarla. Mi piace questo look, mi sembro Beyoncé, giusto per rimanere in tema, visto che questo sabato andiamo a vedere Beyoncé. Non vedo di portarvi con me. E poi stamattina stavo controllando se il cinema sarebbe stato pieno. So che siete un po' sorti, vabbè. Stavo controllando se il cinema sarebbe stato pieno e invece siamo solamente io e le altre mie 2 amiche che abbiamo prenotato. E quindi sarà il cinema tutto per noi. Speriamo che rimanga così, così possiamo cantare, urlare, ballare e saltare per tutto il cinema. Can't wait. Oh my god. Se sarà così posso mettervi giù. Anzi, mi porto il tripod, così almeno vi registro un po' quello che facciamo. Certo che sarà buio, però vabbè, ci sarà da divertirsi e non vedo l'ora. Adesso mi concentro sulla strada, che sono in ritardo. Mi devo pure fermare a McDonald's a prendere qualcosa da bere, i miei biscottini e yeah. Questo outfit, ragazzi, ve lo faccio vedere dopo, ma outfit da paura, adoro, cappellino, la mia felpa nuova di Ada, che poi la faccio vedere quando sarò in ascensore. Questa è la giacca di pelle, ho i jogger straight leg, quindi a gamba larga, grigi, che ho preso su Pretty Little Thing, e le mie Uggs mini platform. Sailing fan, blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. Eccolo qua. Questo è il mio outfit. Come stavo dicendo prima, con le mie. Tight, you in love with being modest. You a mood, body giving center views. I'm just saying I'm a mute, but you ain't even play. Ragazzi, sono andata al dentista e mi devono fare la pulizia. E madonna mia, la cosa che ho di più al mondo, più i miei denti sono strasensibili e ho anche dei problemi alle gengive, quindi mi devono pure anestetizzare le gengive di modo che non sento dolore. I hate. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know and prove. But you ain't even flexing, and you ain't gotta try too hard. Number one fan, your side applaud. Ho appena finito dal dentista. Nonostante mi abbia messo l'anestesia, mi ha fatto un male cane.
adesso ancora c'è tutta la saliva che continua a prodursi tantissimo. E tra un po' l'anestesia se ne andrà via, quindi inizierò a sentire dolore. Infatti mi sono messa qua a letto. Sono a letto così almeno inizio a editare il video che devo pubblicare oggi. E aspetto che inizi a fare effetto. Poi se riesco mi faccio anche un pisolino. Fortuna Gelis oggi finisce alle 4, quindi ho ancora tipo 4 ore per poter riprendermi bene. Ho di andare al dentista, è la cosa veramente più brutta del mondo. Soprattutto quando hai i denti che non sono i più sani del mondo, perché fa male, cane. Mi hanno fatto la pulizia deep e che mi sembrava che mi stavano scavando nella bocca, cioè i miei denti, oh my god. It's really boring. Well, don't drop. Pochi siempre a mi lado, cicatrices que has curado, cicatrices. En la vida me he enchulado y como tú no hay nadie más, tú un porro y los demás, jamás. Como pacha y no te echan a ti, un chorro de niña y tú una mujer. Me trato en rica, no a tu nivel, a la única que la quiero ser fiel. Como pacha y no te echan a ti, un chorro de niña y tú una mujer. Me trato en rica, no a tu nivel, a la única que la quiero ser fiel. Me gustan. Si me gustan así de rica pa' que las vean. Si leo santo en la piel pero es atea. Yo la pongo a creer en algo. Mora a las 7 que salgo. Yo con Maretini, no sabe inglés pero siempre hice roll with it. Mezcla de paisa con 10 a Santorini. Un beso tuyo más chimba que un fede. Ese es el feeling. Como pacha y no te echan a ti, un chorro de niña y tu nombre. Sono Asa, scusate per la qualità, sto usando il cellulare. Sono venuta a giocare un giochino per Melissa, perché sto notando che adesso le piace tipo masticare le cose, mettersi le cose in bocca. E mia mamma dice che è perché magari adesso sta iniziando un po' il processo per fare i denti. Quindi sto cercando un giochino che lei potrebbe utilizzare per mangiucchiarsi. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di interessante. Questi però sono in tessuto, like. Non voglio qualcosa che rimane bagnato e poi dopo si crea tutta la muffa. Magari questo, vediamo. Da 6 mesi, no? Questo 6 mesi. Per bambini più piccoli no, eh? L'unica cosa dice questo, però come fa con questo? È tutto bagnato poi dopo rimane. Che nervi. Niente, alla fine ho preso questo, anche se dice 6 mesi, comunque glielo faccio usare ovviamente monitorandola così almeno non si fa male. Però almeno fa rumore e se lo può mettere in bocca questa parte. Sono da casa di mia mamma, adesso sto preparando un po' da mangiare con una pranzata. Ho fatto un po' di soup e pandeliamo, quindi sto facendo quello. Poi una volta che terminerò di mangiare, aspetterò verso le 6:30, 7 e poi inizierò a avviarmi per il cinema. Allora ragazzi, mi sono dovuta cambiare, volevo mettermi vestita come ero alla festa, però fa troppo freddo e sta piovendo, c'è tantissimo vento, quindi mi sono cambiata, ho messo questa felpa di Adanola, i miei joggers di Pretty Tea, metto questa giacca che è di Dune Look, la mia tote bag. In questa tote bag metterò tanti snack perché mi rifiuto di comprare snack al cinema. Poi ho rimesso il cappellino perché come vi ho detto sta piovendo troppo e non voglio neanche bagnare. Tipo tra mezz'ora o quando vedi che inizia ad avere fame. E ho messo pure il cappellino, anche se mi ero incollata la parrucca, però come vi ho detto c'è troppo vento, è meglio che mi copro e mi tengo al caldo. E non vedo l'ora di andare a vedere Beyoncé. Alla fine mi sembra che saremo solo io e la mia amica, perché la terza amica, l'altra ragazza, sta male, quindi non è potuta venire. E a quanto pare forse il cinema è vuoto, ancora devo controllare, spero che sia vuoto, così almeno possiamo divertirci. Ragazzi, c'è una bufera, sta piovendo tantissimo, però siamo arrivati al cinema. E vedremo Beyoncé. Bufera! Siamo qui.
tristezza, mamma mia, che tristezza. Siamo solo io e Luisa, perché l'altra amica si è data buca. Ma who cares? Stiamo facendo la fila che Luisa è prendendo il dog. Quindi abbiamo mangiato a casa. E c'è il mio cibo qua dentro. Nessuno sa. Ma sono nuove? Yeah. Ah, strano. Ragazzi, abbiamo finito il film. It was beautiful. So beautiful. Cambaleve. Ragazzi, oggi è domenica. Volevo chiudere qua il vlog e volevo anche dirvi che ovviamente ho dovuto saltare 3 giorni di vlog. Infatti questo è Vlogmas Day 10. Scusatemi tanto, però ho dovuto, diciamo, riprendermi un attimino. Stava diventando un po' troppo. Avevo pubblicato video per 7 giorni di seguito e quindi avevo bisogno un attimo di respiro. Avevo bisogno di stare un po' con la mia famiglia, perché comunque fare questi video ogni singolo giorno comporta spendere tanto tempo sul computer e non calcolare il resto delle persone che sono attorno a me. Adesso sto allattando Melissa e sto finendo di modificare questo video qua, così lo posso ovviamente oggi, quindi lo vedrete oggi. E quindi niente, volevo solo dirvi questo. Continuerò con i vlogmas. Se vedete qualche giorno salto, sappiate che è perché sto riposando e sto cercando di, you know, passare un po' di tempo in famiglia. Spero che vi stiano piacendo tanto questi vlogmas. A me diverte tanto pubblicare video, però tutto quello che c'è dietro è uno stress incredibile. Grazie mille per aver guardato questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Peace out, canarisco, peace out.